Ciao a tutti! Ultimamente sto provvedendo in maniera più puntuale e assidua del solito a rettificare certi luoghi comuni e falsi miti attorno al funzionamento della lingua. Nelle scorse settimane, per esempio, ho cercato di spiegare in breve come funziona il mutamento linguistico. Vi invito a recuperare quel video se non l'avete visto. E invece oggi vorrei cercare di spiegare perché non possiamo interpretare il fenomeno lingua, applicando la logica che usiamo negli altri ambiti del comportamento umano. Parto da un esempio reale di obiezione che mi è stata mossa quando ho fatto il video che si chiama "Noto al man una frase del cazzo". In questo video io spiegavo che nel linguaggio naturale, se io dico "non tutti gli uomini uccidono, stuprano, quello che è", sto sottintendendo che però molti lo fanno, se non la maggior parte. Ecco, sotto questo video in tanti hanno commentato dicendo che non è vero, che non tutti significa semplicemente non tutti, non è vero che c'è l'implicazione del ma molti o ma la maggior parte, e addirittura mi hanno citato proprio le proposizioni della logica aristotelica per spiegarmi che stavo sbagliando. Oppure, altro esempio simile, quando parlo del genere grammaticale, insomma, cerco di spiegare che la lingua non è sessista, molto spesso mi dicono: ma è logico che il maschile sia stato il non marcato perché siamo sempre stati in una società patriarcale in cui l'uomo era privilegiato, eccetera, eccetera. Quindi, però, è altrettanto logico che adesso che le donne reclamano il loro ruolo e i loro diritti, il genere grammaticale si modifichi e non sia più il maschile ad essere non marcato. Ecco, questo modo di interpretare la lingua è completamente campato in aria. La lingua non può essere logica, non può seguire la logica, perché deve essere capace di rappresentare tutte le ambiguità e le sfumature del pensiero e del comportamento umani. Partiamo dal non tutti. Certo che letteralmente significa solo non tutti lo fanno, e quindi poi quelli che lo fanno possono essere il 90%, come il 70%, come il 20%. Ma la comunicazione non funziona secondo il significato letterale. Nella maggior parte dei casi noi usiamo la lingua con altri significati, secondo altri livelli di lettura. Questa è una litote. E la funzione della litote in retorica è proprio mettere in evidenza l'elemento che viene negato. Quindi l'elemento che risulta in evidenza da una frase come "non tutti" è proprio "tutti", con quella piccola negazione davanti, che serve semplicemente ad attenuare, come dire: sì, vabbè, non sono tutti, ma quell'implicazione, quel ma è sottinteso, c'è, è una cosa che noi percepiamo quando sentiamo questa frase, perché il modo in cui funziona la lingua è un artificio retorico per l'appunto. Pensate se io dico a una donna che sto frequentando: non sei brutta, non le sto dicendo che è bella, sto mettendo in evidenza l'aggettivo brutta e gli sto mettendo semplicemente una negazione. L'effetto stilistico e quindi anche retorico è completamente diverso. È quella stessa identica cosa che succede quando io dico "non tutti". Non tutti uccidono. Che significa "non tutti uccidono"? Non è come dire "una certa percentuale di essi uccide". È molto diverso. È appunto un artificio retorico. La lingua molto spesso funziona così. La comunicazione verbale è fatta di sottintesi, implicazioni suggerite, accennate, doppi sensi. Uno dei concetti base che si studiano in linguistica è la differenza tra denotazione e connotazione. Per semplificare, potremmo dire che la denotazione assomiglia un po' a quello che noi comunemente chiamiamo il significato letterale, anche se non è esattamente così. Facciamo un esempio: se io dico "il gatto è sul tavolo", sto usando la parola gatto nel suo significato denotativo, cioè sto soltanto dicendo che c'è un gatto sul tavolo. È una denotazione, appunto, sto soltanto indicando che cos'è quella cosa, è un gatto. Se invece di usare la parola gatto io uso la parola micio, sto usando un significato connotativo, perché oltre a veicolare l'informazione principale, quindi si tratta di un felino, io sto veicolando anche altre informazioni di carattere emotivo, cioè micio è un termine affettivo, quindi non lo userò per un gatto del cazzo di cui non mi importa niente, ma verosimilmente per il mio gatto a cui sono legata. Ma anche gatto non è privo di significati connotativi, dipende da come lo usiamo. Se io dico "la donna si mosse come una gatta", evidentemente non sto più usando un significato denotativo, ma un significato connotativo, cioè sto usando quella parola in altri livelli di significato per le informazioni che porta con sé in maniera indiretta, potremmo dire, ad un secondo livello, che in questo caso significa che la donna si mosse in modo agile, in modo silenzioso. Ecco, chi pensa che la lingua sia logica si dimentica o non sa che esiste la connotazione che noi usiamo quotidianamente, sempre. Tutti gli usi metaforici della lingua sono comunissimi. Pensiamo al famoso "dammi baci a mille" di Catullo, no? Che dice alla donna amata "dammi 1000 baci", evidentemente non saranno 1000. Oppure quando dico "sto morendo di freddo", nessuno penserebbe che sto morendo veramente, tutti quanti capiscono che è soltanto un modo di dire. Ecco, quindi il medesimo discorso vale per qualsiasi ragionamento sulla lingua, compreso ovviamente il genere grammaticale. A voi sembra logico che il genere grammaticale rispecchi lo stato della società, la situazione tra i sessi, la parità o la disparità?
Eppure non è vero, perché è semplicemente una questione grammaticale, una questione morfosintattica che non c'entra niente con l'organizzazione sociale. Vi faccio un altro esempio, sempre in relazione al genere grammaticale, un'altra obiezione assurda che mi è stata mossa quando ho parlato del femminile sovraesteso, dicendo che non esiste, anche in questo caso potete recuperare il video, dopo che l'Università di Trento, per provocazione, non si sa bene perché, ha deciso di usare questo femminile al posto del maschile, insomma, incasinando quindi chiaramente la comunicazione, oltre ad usare una lingua che non esiste, vabbè, tutte queste cose. Comunque io stavo spiegando appunto che il femminile sovraesteso non esiste in italiano e che la scelta corretta è sempre il maschile, sia al singolare che al plurale, al singolare ovviamente soltanto quando si tratta di cariche in senso generico oppure comunque frasi con dei pronomi indefiniti, diversamente se si tratta di una donna allora useremo il femminile. Ecco, sulla questione plurali, quindi gruppi misti composti da donne, uomini o persone di, insomma, di altri generi, molti hanno scritto, beh, si potrebbe usare, già quindi proponendo di scegliere come deve funzionare la grammatica, si potrebbe usare il criterio di maggioranza. Quindi se ci sono 9 uomini e una donna, dirò buongiorno a tutti, se ci sono 9 donne e un uomo, dirò buongiorno a tutte. È logico. Peccato che l'italiano non funzioni così. E se io entrassi in un'aula in cui ci sono 9 donne e un uomo e dicessi buongiorno a tutte, tutti quanti ne saremmo straniti, non soltanto l'uomo, non perché l'uomo si sentirebbe escluso perché ferito nella sua mascolinità tossica o cazzate del genere, tutti quanti diremmo, aspetta, perché tutte? E siamo un gruppo misto, a nessuno frega un cazzo del criterio di maggioranza, perché è un criterio che in italiano semplicemente non esiste. Del resto, se la lingua dovesse essere logica e dovesse rappresentare la struttura della società, tutte le lingue dovrebbero avere genere grammaticale, perché tutte le società sono composte da uomini e donne. E il genere grammaticale nelle lingue dovrebbe funzionare sempre nello stesso modo, dovrebbe esserci sempre un uguale numero di generi grammaticali, visto che comunque il mondo quello è, non è che in un'altra società ci sono sessi nuovi che nascono, anche se qualcuno forse vorrebbe, e dovrebbero tutti funzionare nello stesso modo, cioè il criterio di attribuzione del genere dovrebbe essere sempre lo stesso per tutte le lingue. Invece non è così, tante lingue a genere grammaticale non ce l'hanno, alcune ne hanno tantissimi, altre ne hanno soltanto due, in ogni caso anche nelle lingue che hanno lo stesso numero, gli stessi generi grammaticali, comunque il criterio di attribuzione è sempre molto diverso e non dipende nemmeno da una questione sociale, come è stato già smentito più volte da diversi studi. Cioè, se la lingua seguisse la logica, siccome la logica è una, non è che è variabile in base al modo di pensare, le lingue dovrebbero essere tutte uguali. Evidentemente non è così. Dove sta la logica nel fatto che quando abbiamo un sostantivo accompagnato da un numerale o da un aggettivo indefinito che indica quantità, noi decliniamo anche il sostantivo al plurale? Cioè noi diciamo 2 penne, molte penne. Per noi questo potrebbe essere logico perché beh, se è più di una, allora usiamo il plurale. Eppure, per esempio, in ungherese non è così. Se c'è un numerale, allora il sostantivo diventa singolare perché è il numerale a portare l'informazione di numero, diciamo il tratto plurale viene veicolato dal numerale e quindi il sostantivo può rimanere a singolare. Dov'è la logica? Quale delle 2 lingue è più logica? Oppure pensiamo al pronome interrogativo che cosa in italiano? Ci verrebbe spontaneo pensare che andrebbe declinato al femminile tutto quello che è riferito a questo pronome, visto che cosa è femminile. Eppure invece noi diciamo che cosa è successo al maschile. Anche qua, dov'è la logica? Oppure pensiamo al sistema delle negazioni. In italiano noi possiamo usare 2 negazioni all'interno della stessa frase, non si negano a vicenda, anche se qualcuno tra l'altro è convinto di questa cosa perché ogni tanto la leggo. Noi diciamo non è venuto nessuno, le negazioni sono 2. In inglese invece, per esempio, abbiamo nobody came, cioè soltanto il pronome è negativo, non si aggiunge poi anche un'altra negazione, perché questo contraddirebbe il senso della frase, così come anche in altre lingue. Anche qua, qual è la lingua che segue di più la logica? La cosa divertente, oltretutto, è che molto spesso le persone che mi dicono appunto che la lingua segue la logica e che quindi dovrebbe esserci il femminile sovraesteso, quel cazzo che è, insomma, che il genere grammaticale dovrebbe rispecchiare il modo in cui noi strutturiamo la società, sono anche le stesse che, per la stessa ragione, credono nel relativismo linguistico, cioè credono che una diversa struttura della lingua porti con sé una diversa mentalità. Ma non si rendono conto di dove finisce questo loro ragionamento, cioè se io sono convinto che una diversa struttura della lingua porti con sé una diversa mentalità e che parallelamente la struttura della lingua rispecchi la società, segua una certa logica, vorrà dire necessariamente che ci sono popoli che sono più logici di altri. Perché ci sono lingue in cui la struttura della grammatica rispecchia i rapporti tra i sessi, lingue che invece dei rapporti tra i sessi se ne sbattono altamente i coglioni, lingue che apparentemente seguono una certa logica, di conseguenza anche il modo di pensare delle popolazioni che le parlano è più logico. Stiamo dicendo che ci sono lingue più primitive, popoli più primitivi? Ovviamente nessuno vuole dire questo, ma non si riflette sulle affermazioni che si fanno, no? Naturalmente, cioè non si riflette sulle conseguenze che avrebbe quel ragionamento se portato al suo termine.
Se stiamo parlando di logica, dovremmo applicare dei ragionamenti in maniera logica, non a cazzo di cane. Se tutte le lingue, indipendentemente da come formano le parole, da quale criterio seguono per metterle in ordine all'interno della frase, da quali suoni hanno nel loro repertorio fonologico, da come organizzano il sistema dei verbi, eccetera, eccetera, hanno comunque gli strumenti per descrivere il mondo e per dire tutto, perché questa è una cosa che è assodata, tutte le lingue possono dire tutto, semplicemente lo fanno in modi diversi. Evidentemente vuol dire che nessuna delle lingue segue la logica, ma ognuna di esse ha una sua logica interna. Ogni lingua funziona, è un sistema, appunto, chiuso, un sistema a sé, e all'interno di quel sistema c'è una sorta di logica, cioè sono delle norme di funzionamento. Ma ogni sistema linguistico è anche pieno di contraddizioni, cose che non funzionano, cose che non tornano, eccezioni, eccetera, che non sono neanche tutte spiegabili con la stratificazione diacronica, cioè molte delle cose che non tornano, diciamo così, nella lingua, che ci sembrano appunto illogiche o contraddittorie, si spiegano semplicemente con l'evoluzione, il mutamento linguistico, rimasugli da uno stato di cose precedente, insomma, tutte queste cose qua. Ma non sempre è così, cioè proprio semplicemente che siccome la lingua è fatta dagli esseri umani, parlata dagli esseri umani, non può essere un sistema matematico, ma necessariamente sarà piena appunto di contraddizioni, di sfumature, di ambiguità, perché questa è la comunicazione, questo è il modo in cui noi siamo fatti. Quindi io concludo ancora una volta ribadendo che il fenomeno lingua è un fenomeno complesso e che si sviluppa secondo direzioni imprevedibili e non basandosi su procedimenti razionali.